Per la terza gara consecutiva mister Massimo Epifani conferma lo stesso 11, panchina per Speranza, Lopez, Petruzzi e Gallo sono i centrali difensivi, davanti trio offensivo composto da Valenti, Maio ed Esposito. L'Atletico Terme Fiuggi di Fabrizio Romondini presenta l'ex di turno Manari, che affianca in avanti So e l'italo nicaraguense Flores Atley. Capitano è Filippo Tajani, figlio dell'europarlamentare Antonio Fiuggino Doc. Nota curiosa, entrambe le squadre si presentano a questo appuntamento subito dopo aver espugnato il Galileo Mancini, gli abruzzesi nel recupero di mercoledì scorso, i laziali nel match di domenica scorsa, il primo del 2022 che ha chiuso il girone di andata. La prima emozione dopo appena 9 giri di lancette è Lopez Petruzzi a svettare in aria, deviando una punizione di Esposito, palla alta di poco. Per buona parte del primo tempo è il notaresco a fare la partita, ma il Fiuggi si difende con ordine, tutto arroccato nella propria metà campo. Squadra di mister Romondini che agisce in contropiede sfruttando gli errori in appoggio dei padroni di casa. Al 29esimo è Gallo, nel tentativo di liberare l'area, a sfiorare l'autorete sugli sviluppi di un calcio di punizione. Mentre al 37esimo è davvero pericoloso il Fiuggi, battuta di un calcio d'angolo, in mischia ci prova Frabotta, provvidenziale Maio che ad un passo dalla linea bianca salva i suoi allontanando. Il tempo si chiude al 43esimo quando riesce ad entrare nel vivo del gioco Valenti con un gran bel tiro al giro. Mergiri e Costa in simbiosi chiudono in angolo. Il numero 10 di casa è decisamente più nel vivo della ripresa e dal quarto d'ora, al termine di un bello sfunto personale, sfiora il 7, palla alta di un niente. Ancora due giri di lancette e passa il Fiuggi, è solo ad approfittare di una corta respinta della difesa, il suo tiro dal limite è chirurgico e si infila alla sinistra di Shiba. Neanche il tempo di rendersi conto di essere sotto nel punteggio che i rossoblù di casa subiscono il raddoppio. È lo stesso numero 11 dei termali che sugli sviluppi di un angolo, 180 secondi dopo, è lesto e rapido, palla nel sacco. Notaresco 0, Fiuggi 2. Prova a reagire subito il notaresco grazie ai cambi operati da Epifani e uno dei neoentrati, Scimia, al 24esimo sfiora la rete, tiro dal limite che lambisce il palo alla destra di Mejiri. Orgoglio e volontà non mancano ai notareschini, ma manca la concretezza e la lucidità. E così l'azione più pericolosa, prima del triplice fischio, è di marca ospite, con Turzo in contropiede in pieno recupero. Shiba nega il tris. Arriva così la quinta sconfitta stagionale, la terza casalinga per il notaresco, che ferma la sua corsa dopo due successi di fila, mancando il sorpasso al Fiuggi, che al contrario allunga, consolidando il proprio terzo posto.